Perché Dio non ha mai voluto che noi chiamassimo impuro o profano qualche uomo. E guarda che la Chiesa per fortuna sta cambiando in questi tempi, eh. Certo, nel passato le colpe pure lei ha avute, come tanti altri gruppi religiosi. Pensiamo agli ebrei che hanno ucciso nostro Signore Gesù Cristo, uno che predicava l'amore per tutti, anche per i nemici. E allora io credo che noi dovremmo superare queste cose, andare oltre, perché non possiamo discriminare le persone né in base al loro credo né in base alle loro scelte personali. Hai proprio ragione, siamo tutte creature del Signore. Ma a che serve fare classifiche? Ma e poi la Chiesa non dovrebbe trattare noi omosessuali come dei malati. Il sesso è una scelta personale e non ha niente a che vedere con l'amore, perché non ha le stesse connotazioni, anzi, dovrebbe essere rivolta a chiunque. Quindi i razzisti di oggi dovrebbero impegnarsi a creare ponti verso il nostro prossimo e non più orientare. Ma la vita è con te? Sto lavorando. Vabbè, allora poi dopo ti racconto. Va bene, ciao, ciao. Che c'è?
pace, mi ascolti. Il nostro è un avvercimento. Noi altri non vogliamo che accetti in c'è chiesa gay, lesbiche. Perché allora sono guai. A questo punto siamo arrivati. Senti, confratello. Sì. Mi ha incaricato la curia di dirti che sarebbe meglio per te se accettassi un trasferimento al nord. Capisco. Si è fatta la volontà del Signore. Ma posso almeno sapere il motivo. Qualche confratello o qualche parrocchiano si è lamentato dell'operato mio. La curia non condivide certe tue posizioni. E in più sembra che abbiano finalmente capito chi sono i tuoi genitori. Ma cosa dici? Non è uno scherzo. No. E allora avanti, dimmi. Sono ebrei. Ti avevano rapito forse per chiedere un riscatto. Poi ti avevano abbandonato. Ed è lì che ti trovo il padre superiore. Ebrei. Ebrei. Almeno adesso so quali sono le mie radici. Fratello. Stai tranquillo, non è niente. Tutte queste notizie insieme. Allora va bene. Datemi il tempo di prepararmi, io partirò quando volete voi. Posso almeno sapere in quale città mi manda Santa Madre Chiesa? Certo, è Chivasso, in provincia di Torino. Senti, Giovanni, eccolo il biglietto del treno. Qui ormai in troppe sono a conoscenza del tuo segreto. Mentre al nord praticamente nessuno sa della tua storia. Mi raccomando, stai molto attento. Chivasso, stia tranquillo, padre superiore. Io mi muoverò con discrezione. E di chi devo chiedere? Ma per quanto ne sappiamo, il professor Bocca sa tutto delle tue origini. Anzi, potrà anche darti informazioni sui tuoi viaggi. Una consolazione. Sai, ogni tanto cerca di pensare un po' anche a noi. Sia fatta la volontà del Signore. E sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ammetto che lei aspetta qualcuno dalla Sicilia. Ma, padre Giovanni, ma che piacere! Piacere mio, e tu sei? Padre Aldo, hai fatto un buon viaggio? Bene, grazie. Il treno è stato abbastanza comodo, eppure puntuale. Insomma, mi aspettavo il solito nord, con la nebbia e la pioggia, e invece guarda che luce. Chissà che non sia un buon augurio questo. Pensa che una volta questa qui era la casa Vittoria dove parlò Mussolini. Tempi oscuri, caro fratello, quando gli ebrei erano per esempio discriminati. Davvero, altri tempi. Bella piazza questa. Thank you.
portano quelle al paese da cui sono arrivato. Davvero? È la Sicilia, sempre nel cuore. Sarà interessante vedere come te. Gli extracomunitari che si sono trasferiti in Piemonte e che qualche volta vengono a sentire le nostre omelie non possono sentire discorsi benefici sul popolo di Israele, quindi non alludere mai a quello, ok? Ho capito. E allora vorrei dire che io spero che Dio mi aiuti a dire le parole giuste per non alzare delle barriere nuove. Anche perché quello che ho visto in Sicilia, caro fratello Aldo, già mi è bastato. Molti fedeli e la curia hanno proibito un corteo che veniva fatto per ricordare le vittime dell'omofobia. Insomma, anche se i tempi cambiano, c'è sempre qualcuno contro qualcun altro, per motivi di fede o per questioni personali. Lo penso anch'io. Siamo tutti figli di Dio e molti di noi sono di origini ebraiche. Ah. Pensa che mi raccontavano sempre i miei nonni che molti anni, secoli prima di Hitler, e in Spagna soprattutto, a Barcellona, che si inventò la limpieza de sangre per i convertiti, in modo da continuare ad emarginare gli ebrei che si erano fatti cristiani, mentre tutti coloro che non si adeguavano alla conversione erano inquisiti o cacciati dalla penisola iberica. Ce l'avevano anche contro gli arabi. Hai ragione. Senti, io adesso vorrei proseguire un'altra volta questo discorso. Se non dispiace, fratello Aldo, me ne andrai a riposare un po' nella camera, eh? Fratello, questa è la tua stanza. È bella. Mi piace, carina. Grazie. Ti auguro buon riposo. Anche a te. Ciao. Carina. Ciao. Vedete, Isabella? Tutta questa gente senza Dio. O si convertono, o saranno allontanati dal nostro sacro impero. Concordo. Ma io penso che potremmo convincerli con la nostra santa Inquisizione. Ricordate cosa dice Pio V? Riconciliarsi mai, non mai pietà. Sterminate chi si sottomette, sterminate chi resiste. Perseguitate a oltranza. Uccidete, ardete, che tutto vada a fuoco e a sangue. Giusto, portateli nelle nostre stanze. Non dice la Bibbia, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. La limpieza del sangue è molto importante. Marrani, gli ebrei convertiti al cristianesimo, vanno controllati continuamente. E così anche i moriscos vanno attentamente seguiti. Mi si riferisce che alcuni di loro si radunano per pregare secondo le loro vecchie abitudini. Thank you.
padre? Sì. Lei è il nuovo reverendo che è arrivato adesso? Padre Giovanni. Il professor Bocca. Piacere mio. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Mi stavo recando verso la chiesa dove ci sono dei miei amici che mi aspettano. Se vuole venire con me così... Volentieri, così cominciamo a conoscere alcune persone di Chivasso. Sì. Ma non dirmi che non ti ricordi che oggi arriva qui il professor Bocca. Ah già, no, me l'avevo quasi dimenticato. Hai fatto bene a dirmelo. È uno dei pochi che ricorda la Chivasso storica e non solo quella. Hai visto intanto che Chivasso ha aggiunto nelle sue file un altro prete meridionale? Ah sì? Noi insomma restiamo pochi ormai. È arrivato il professore. Buongiorno. Scusate il ritardo, ma arrivo con i mezzi GTT, sapete. Ho la mia età, mettersi... La nostra età. Mettersi in auto non è molto rassicurante. Certo. Ero con padre Giovanni. Anzi, ve lo voglio presentare. Prego. Faccio bene. Padre. Padre. Stavo portando padre Giovanni a visitare Chivasso. Vi volete aggregare a noi? Certo, volentieri. Grazie. Così scopro un pochettino questa bellissima cittadina. Allora, come vi dicevo, qui c'era l'ospedale ebraico dove durante la peste del 1400 furono ricoverati molti appestati ebrei. Qui c'era il ghetto ebraico. Se voi per un attimo riusciste a immaginare il tutto senza questo cancello moderno, senza l'ascensore, sotto c'erano i negozi kasher e qui viveva la grande comunità ebraica del 1400, era il ghetto. È tutto molto interessante. Io la ringrazio, professore. Prima di Chivasso conoscevo solo la Summa Angelica del Beato Angelo Carletti e niente altro. Reverendo, ma Chivasso è stata anche la capitale del Monferrato e abbiamo avuto dei pittori importanti come Demetrio Cosola. E ancora prima abbiamo avuto Garibaldi che si fermò qui, oltre a uno dei primi cinema muti. La targa l'ha già vista, sì? Sì, se vogliamo andarla a vedere, seguitemi. Andiamo a vedere la targa di Garibaldi. Oh, quanta bella gente. Ciao ragazzi. Bene. Ciao. E che è che ha lei? Padre Giovanni, le presento l'amico Giuliano. Ah, molto piacere. Piacere, padre Giovanni. Per uno che si comporta bene, diciamo, certo, guarda. Come vi dicevo, questa è la targa che Chivasso ha voluto intitolare a Giuseppe Garibaldi quando è passato di qua. Però, da quello che ho potuto capire, forse Garibaldi non ha fatto troppo bene a lavorare per unire l'Italia. Beh, insomma, il sud, sotto il regno delle due Sicilie, era una terra ricca, prosperosa. La prima ferrovia è stata quella di Portici. È vero, e anche Mozart, quando stette a Napoli, disse che era la città più bella del mondo. È vero. Ma in questo posso concordare con lei. Infatti, le celebrazioni che vengono fatte in questi giorni sui 150 anni dell'Unità d'Italia la trovo un po' fuori luogo. Perché, come ha detto Massimo D'Azeglio, ora abbiamo fatto l'Italia, però bisogna anche fare gli italiani. È ancora attuale. Hai ragione. Sì. Bisogna ancora lavorare per fare questa realtà. Lo so, però. Bene, se volete seguirmi andiamo a vedere la prima sinagoga che c'era. Ah, bene. Molto volentieri. Qui dove c'era la sinagoga negli anni addietro.
Padre Giovanni. Dimmi, fratello. Ha detto il parroco se puoi venire per aiutarci nelle confessioni. Certo, vengo subito. Beh, io allora saluto questi cari amici. Ci vediamo presto. E vi aspetto a messa, eh? Certo. Non farti vedere così interessato alla storia di Chivasso e soprattutto alla sinagoga. Devo ancora presentarti al padre superiore. E sappi che sei di origine ebraica, come me. Anche tu? Anch'io, quando ho scelto di farmi prete, non sapevo tante cose. E ora ho un certo rimorso. Però così vanno le cose. Ho capito. E ti ringrazio, fratello, per queste parole. Ciao Giovanni. Padre. Mi ha parlato molto bene di te, il padre superiore di Palermo. Spero che ti troverai bene nella città dei tuoi nonni materni. Io la ringrazio. Sono sicuro che mi troverò bene qui, in mezzo a voi fratelli. Però devo darti una brutta notizia. Sia tua nonna che tua zia sono state deportate in Polonia durante la guerra. Ho capito. E io pensare che... Immaginavo che con questo trasferimento a Chivasso potevo, come dire, capire qualcosa di più sulle mie origini. Ma sicuramente il professor Bocca senz'altro ti dirà qualcosa in proposito. Se vuole la provvidenza, magari qualche altro parente lo incontrerò. Fermatevi! Fatemi passare, devo parlare con il signor Giovanni. Sì? Come osate entrare in si fatto modo? Scusate, signor Duca, sono Evani Chivazzo. Sono la portavoce del mio popolo che avete ingiustamente cacciato via per aver ascoltato padre Antonio da Cremona. Sì, vi ho fatto allontanare. Per permettere al cardinal Borromeo di trovare le strade purificate, con lo scopo di raggiungere l'ostensione della Sacra Sindone a Torino, dove l'avevano fatta trasferire da Chambéry, così da risparmiare all'esimio la fatica di attraversare le Alpi. E se ricordo bene, pregare affinché la peste non lo toccasse. Va bene, quindi ora, se è andato via, possiamo tornare. Ci penseremo. Ma sì, se voi mi promettete di rimanere nel vostro ghetto di Via della Misericordia. Nessun problema. A nome del mio popolo vi ringrazio. Ora andate da dove siete venuta. Professore. Oh, padre Giovanni, buongiorno. Come va? Buongiorno a lei, va bene, grazie. E lei? Abbastanza bene, grazie.
È stata una fortuna incontrarla, sai? Mi dico. Sì, perché se lei ha un pochino di tempo per me, le volevo chiedere alcune cose. Mi dica se posso esserle utile. Ecco, io ho letto alcune pagine di un libro dedicato al padre Giuseppe Girotti e queste pagine mi hanno colpito molto. Lei è a conoscenza di qualcosa della vita di quest'uomo? Ma io so che era un grande sacerdote e un grande biblista, annoverato tra i giusti tra le nazioni per il suo sacrificio a favore degli ebrei durante l'Olocausto. Ho capito. Anzi, mi permetto di consigliarle, se si reca a Torino, sì, di andare alla chiesa di San Domenico e lì potrà conoscere le sue due cugine. Le mie due cugine. Esther e Ruth Sacerdote, che sono le uniche due nipoti di tua nonna, Ernesta, che è stata deportata durante la Seconda Guerra Mondiale e che aveva il negozio di fianco alla chiesa. Questo, professore, lei mi sta dando un altro tassello importante sulla vita della mia famiglia. Lei non immagina nemmeno quanto questo mi rende felice. Io la ringrazio. Si figuri. Ma lei com'è che sa tutte queste cose? Ma perché sono anni che mi dedico agli studi di anosimi e conversos e aiuto i convertiti contro la loro volontà a ritornare alle loro origini mediante la teshuva. Vabbè, io la ringrazio. Scusi professore, io ho molta stima di lei, al punto da rivolgerle una domanda delicata. Lei al posto mio, che cosa farebbe? La lascerebbe la Chiesa? Il ritorno all'ebraismo è una faccenda personale, non posso darle consigli. Ha ragione, la mia è stata una domanda ingenua, mi scuso. Anzi, io la saluto perché devo andare a prendere il pullman. Arrivederci, professore. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Giuseppe Girotti. Sì, proprio questa, la chiesa di San Domenico, sì. Se crede, vi faccio vedere anche la cella dove lui abitava. Vuol venire, su? Mi fa molto piacere. Venga pure, venga. Grazie. Qui siamo nel corridoio centrale del convento, dove sono le varie celle dei vari frati, e Padre Girotti era sul corridoio più stretto della sua piccola cella, non grande, che adesso gliela indico anche. Grazie. Qui sulla destra è il piccolo corridoio.
È stata una figura esemplare. Certo, è stata bene, è stata una bene nel nostro convento. Questa è la sua piccola cella, dove ha scritto anche tanti libri, è vero, la Sacra Scrittura. E sapeva molto bene l'ebraico anche, quindi la lingua, è vero, ha aiutato molto questi ebrei che sapevano la lingua anche. Era una persona di grande cultura. Grandi, veramente grandi culture. Vede, io ho trovato questo libro, Pivasso. L'ho iniziato a leggere e mi ha colpito la storia di quest'uomo. Ci tenevo a vedere questa piccola casa dove ha speso la sua vita, agli altri. È una persona che dovrebbe essere santa. Lo merita senz'altro. Ha salvato tanti ebrei. Sì, sì, infatti ha pagato di persona, questa sua carità. Dare monetina per i miei bambini. Che Dio ti benedica. Prego. Benvenuto a casa tua, fratello. Posso esserti utile? Questa chiesa, padre, è la chiesa ortodossa. Sì. Tutte queste icone, tutti questi santi che ci guardano dall'alto. Sì. Chissà che cosa diranno di noi, eh? Sicuramente sono un tramite per arrivare a Dio. Non vorrei sperare, padre. Magari se vuoi possiamo sederci un attimo. Sì. Non ho bisogno. Dimmi, fratello. Vede, padre, io credo che tutti i nostri simboli, ogni religione già i suoi, non sono serviti a unire. Ognuno col proprio Dio, tutti sappiamo dello stesso, tutti lo sappiamo dello stesso. Gli ebrei, i cattolici, i musulmani, gli ortodossi, però questo non ci ha impedito di darci contro come degli animali nel corso degli anni. E noi, caro padre, che cosa possiamo fare per operare su questa terra? Perché sei padre anche tu? Sì, sono padre qui. Avrei preferito che lei non se ne accorgesse, sa? Perché sono nella confusione, glielo devo dire. Non so più dove mi trovo. Cos'è successo? La parrocchia dove io mi trovavo, in Sicilia. Insomma, si sono schierati contro gli omofobi, contro persone che stanno soltanto chiedendo di riconoscere i loro diritti. E poi le donne che non potevano divorziare, le persone divorziate che non possono fare la comunione.
ho scoperto che i miei genitori sono ebrei. I miei confratelli, invece di aiutarmi, mi hanno mandato qua al nord. E la mia confusione è aumentata. Tutto qua. Beh, ma non è un grosso problema, visto che tutti i cerchi confluiscono nel centro. E Dio è uno per tutti. Lei è saggio. E lei cammina sul suo sentiero, lo sento, in un modo chiaro, io la invidio. Non ho questa chiarezza io. Eppure ci sono stati in passato diversi scismi, perché anche dall'inizio il cristianesimo doveva essere un'unica via, ma la gente ha dimenticato gli insegnamenti di Cristo. E anziché unire hanno diviso, anziché fare pace hanno fatto guerra, hanno combattuto cristiani contro cristiani, cattolici contro ortodossi, anche ortodossi contro cattolici, anche se in numero minore. E l'unica cosa che ci salva è la fede. Ma noi non dovevamo essere come il sale della terra. Avremmo dovuto, però non dobbiamo fare sì che i cristiani perdano l'amore e la misericordia, perché è solo questo che può legarci agli altri. Ho paura che questo sale della terra ha perso tutto il suo sapore. Quindi preghiamo il Signore Dio nostro affinché ci migliori e faccia ritornare al più presto Signore Gesù Cristo. Io vorrei proprio che sia così. E allora sia fatta la volontà del Signore. Sempre sia lodato. Padre, io non ci voglio più rubare tempo. No, è stato un piacere per me. Posso tornare a trovarla? Perché no? Adesso me ne vado. La ringrazio di questi pochi minuti. E vado un po' a prendermi la luce del sole, sperando che mi aiuti a camminare un po' meglio. Vai con Dio. Grazie, padre. Ehi, dico a te! Ehi, che cazzo sta a fare? Ehi, che stai facendo? Ehi, cosa stai facendo? Lasciami stare! Non lo vedi che la sto facendo finita? Oh, pensi che questo è il modo migliore per risolvere? Ma che ne sai della mia vita? Eh? Io non ce la faccio più ad andare avanti. La morte per me è l'unica liberazione. Ascolta, ti capisco, può essere una liberazione, però può essere anche l'ultima fuga. Fratello, guardami, ascoltami. Da che cosa stai scappando, eh? Lei non mi vuole più. Io sono solo e ho paura. Hai ragione, siamo soli a questo mondo, eh? Guarda, potremmo essere come questi alberi, secchi, morti, senza radici, e a volte basta un po' di vento che ci butta giù, eh? Ti lascio andare, Sono anche io senza radici come te, sai? Ah sì? E perché? Perché io sono nato e non so chi sono i miei genitori, sono senza famiglia. Credevo di averla trovata nella chiesa e da pochi giorni ho scoperto di essere ebreo. E adesso nella mia testa c'è una grande confusione, come c'è nella tua. Allora cosa aspetti? Butta i tuoi vestiti e torna ebreo e lasciami stare. Questa sarebbe una possibilità. Ma io non voglio aumentare il male del mondo. Eh sì, e perché? Perché per tornare alla religione dei miei padri, io dovrei seguire tante regole, tanti precetti, e alla mia età questo diventa difficile. E o uno diventa un bravo ebreo o non lo è. E allora diciamo che in questo momento io mi accontento di vivere seguendo l'esempio dei giusti. E chi sono i giusti? Vedi, i giusti sono quelle persone che, indipendentemente dalla religione, fanno la loro vita cercando di amare e aiutare il prossimo, come loro stessi. E questo a volte rischiando la loro vita. Sono belle parole le tue, ma io cosa ci faccio adesso? Non ho un lavoro e la unica via di salvezza era proprio lei.
la mia donna. Anche lei mi ha tradito con il mio miglior amico. Lo so. L'amore sostiene tutto. E quindi capisco il tuo dolore, credimi. Cosa ti posso dire? Che tu adesso devi ragionare con calma e pensare alle ricchezze che hai dentro di te. Hai la salute e sei libero. Sei libero di rifarti un'altra vita. Parli bene, quasi come un giusto. Allora lo vedi che non è così difficile aiutare qualcuno a stare meglio, eh? Fare come i giusti. Dovrei cambiare tante cose nella mia vita. Diciamo che adesso tu, io, tanta gente come noi, e dovremmo accontentarci di seguire le leggi di Noè. E quali sono le leggi di Noè? Semplici, chiare, come tutte le cose importanti. Non commettere furti, costituire tribunali, non commettere omicidio anche contro se stessi, non commettere atti sessuali impuri, non smembrare animali vivi, non commettere idolatrie e non bestemmiare. Sono meno dei 10 comandamenti. Sì, e seguendo queste regole, chiunque può entrare nel novero dei giusti e avere diritto al mondo a venire. E questo permetterebbe a tutti di vivere meglio, anche con se stessi, eh? Stavo per fare una fesseria. Mi sa proprio di sì. Ti ringrazio, prete, per quello che mi hai detto. Sono io che ringrazio te per questa benedizione che mi hai dato, che la porterò nel mio cuore e sarà di aiuto per il futuro. Abbi cura di te. Grazie e buona fortuna. Servire qui abbiamo un archivio. Devo leggere dei libri che parlino dei limousini e dei confessors. Casualmente mi hanno consegnato questo opuscolo. Io non so se può servire, ma dicono sia ben fornito. E dov'è questa libreria? È qui vicino. Grazie. Sicuro. Va bene, grazie. Grazie a voi, buongiorno. 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 Sì? Mi stavo chiedendo se in mezzo a tutti questi libri che avete c'è qualcosa che parla degli Annusin e dei Conversos. Ma sì, ne abbiamo moltissimi, tipo quello di Gianluca Colla. No, guardi, ne ho uno molto molto più importante. Un attimo, eh. Ah, eccolo. Ecco. Grazie. Edizione Marietti. Ma non mi dirà che anche lei è un marrano?
In un certo senso sì. Può anche darsi. Perché io i miei genitori non li ho mai conosciuti. Mi hanno abbandonato appena nato, sono persone molto povere, capisce? Da quello che mi hanno detto. E mi hanno allevato dei preti in Sicilia. Ma io sono nato qua, a Chivasso, vicino a Torino. E come finì a Palermo, questo non mi ha dato sapere. Anche noi, io e mia figlia veniamo da terre lontane. E il mio avo viveva in Spagna, a Barcellona. Poi si è trasferito dapprima in Sicilia. Poi quando c'è stato il regno dell'Inquisizione è arrivato a Torino. Capisco. E i miei genitori sono di Torino. Avevano un negozio a Chivasso di tessuti. Un negozio di tessuti? E... Ruth! Ruth! Sì, mamma? Vieni un attimo. Sì, dimmi. Vieni. Dimmi. Ma non credi che questo ragazzo ha qualcosa di familiare? Ma sì, effettivamente. Mi scusi, ma lei come fa di cognome? Io mi chiamo sacerdote. Oddio, conoscerci così, che emozione! A ritrovarci così! Che emozione mia! Oddio! Ruth, ti prego! Ti prego, prendimi un bicchiere d'acqua. Siediti! Sento svenire. Siediti, mamma, aspetta che prendo l'acqua subito. Ecco, qua c'è l'acqua. Grazie. Attenta. Oddio, sei mio cugino. Adesso che ti ho trovato non ci lasceremo più. Ricordi di avertene parlato tempo fa? Mi ricordo. Beato Angelo Carletti, che era parroco di Chivasso. Allora, se così deve essere. Fratello, se così deve essere, sarò lieto di raggiungere questa città. Senti in ritardo questo treno. Questa parrocchia rossa.
Alle Zattant, a Turin, si riassume ancora a vedere il meridionale al sabato. E è mac bide stranieri. Mi ricordo quando gli stranieri erano i meridionali e i veneti.